Parte ufficialmente l'anno scolastico 2023-2024 e l'ufficio scolastico regionale lo fa a partire da un luogo simbolo come la scuola Giovanni Falcone di via Pensabene all'interno del quartiere San Filippo Neri o Zen. Ed è una inaugurazione che fa paio a quella che sarà dall'altro lato della città allo Sperone, perché è in un luogo simbolo di due quartieri difficili, ma soprattutto questa scuola che vedete qui alle mie spalle, nei mesi scorsi è stata al centro, delle cronache e si è voluto così con un colpo di spugna, cercare di, scrivere una nuova pagina, perché questa è una scuola simbolo in un quartiere, estremamente periferico, della città di Palermo, ma, bisognava dare un segnale ed è quello che, ha detto il sindaco, Roberto La Galla, cercando anche di dare proprio inizio al nuovo anno scolastico con un imprinting diverso. Beh, non è la prima volta che questa scuola si ripropone sia come sede iconica per l'apertura dell'anno scolastico, ma anche come sia sede oggetto ancora una volta di atti vandalici che offendono la funzione della scuola e offendono la città. Il comune, ovviamente, ne ho appena parlato con l'assessore, sarà pronto a ripristinare quello che ancora una volta è stato ingiustamente tolto, ma quello che è più importante è affermare l'importanza e il ruolo della scuola, delle scuole, della cultura, dell'insegnamento, in una parola della bellezza come antidoto duraturo contro la mafia, contro la malavita organizzata, contro la tentazione di andare in qualche modo nella direzione sbagliata. Questo è il senso di questa presenza, questo è l'augurio che formulo a tutta la scuola palermitana, ma in particolare a questo istituto nel quale ci troviamo. Così come lo ha definito il direttore dell'ufficio scolastico regionale, che ha cercato anche di spiegare come la scelta ricaduta proprio qui allo Zen e allo Sperone serve proprio per dare un cambio di marcia. Lo Stato deve comunque confermare la propria presenza. Ricorderete quando è successo, diciamo, c'è stata un'indagine a carico della vecchia dirigente scolastica, noi eravamo qui il giorno dopo. Questo è quello che dobbiamo fare, comunque segnare la nostra presenza sempre e comunque. Anche quando accadono queste cose. Lo facciamo qui oggi, lo facciamo allo Sperone, due quartieri dove, insomma, la rinascita dal punto di vista della scuola è fondamentale. Non è un caso che in questi due quartieri le scuole siano un centro dove il presidio di Stato è forte e rimane. Il nuovo corso poi inizia anche con un nuovo dirigente scolastico che inaugura ufficialmente da oggi la sua avventura qui all'interno. Sono tante le sfide che dovrà affrontare, sicuro però anche della necessità di dare un segno al proprio percorso. Piccoli gesti, infatti pensavo già di facciamo in modo tale di chiamare questa scuola come l'Istituto Comprensione Falcone del quartiere Filippo Neri, e quindi già da questi piccoli gesti cerchiamo di dare il segno di un cambiamento e speriamo vada nella direzione giusta, al servizio del territorio, dei nostri alunni che sono poi, diciamo, i protagonisti del nostro lavoro. Quindi buon anno scolastico a loro e a tutti quanti noi. E però non possiamo esimerci anche dal raccontarvi quello che vive ogni giorno il quartiere dello Zen, perché non possiamo girarci la faccia dall'altro lato quando vediamo scene del genere, che poi sono quelle che guardano ogni giorno i piccoli studenti che frequentano questa scuola, che forse magari saranno abituati a vedere il contesto in cui vivono, ma sarebbe anche necessario fare da pungolo alla politica per evitare che lo Zen sia una discarica a cielo aperto, dove manca tutto e dove mancano i servizi.